Tragedia di Firenze. Ecco perché è successo. La Procura di Firenze sta conducendo un'indagine approfondita per chiarire le cause del tragico crollo avvenuto in un cantiere che ha portato alla morte di 4 operai. Tra le piste esaminate dagli inquirenti, emergono 3 principali ipotesi: un possibile cedimento strutturale dell'edificio, errori nel montaggio della struttura o disattenzioni durante l'esecuzione dei lavori. Il focus dell'indagine si concentra su una maxi trave lunga 20 metri, la cui installazione non sarebbe stata completata al momento del disastro. Secondo le informazioni, il meccanismo di fissaggio di questa trave non era stato portato a termine dalla ditta incaricata, sollevando dubbi sulla stabilità della struttura. Altre indagini mirano a comprendere se il crollo sia stato causato da un cedimento strutturale, ipotizzando che il sistema di ancoraggio non abbia tenuto, facendo scivolare la trave e provocando il collasso dell'intero edificio. Parallelamente, la procura sta esaminando la complessa catena di subappalti legata alla costruzione di un nuovo supermercato, valutato 35 milioni di euro, allo scopo di ricostruire la dinamica degli eventi in maniera completa. Verranno effettuate consulenze tecniche per verificare la presenza di eventuali anomalie nei materiali utilizzati o nelle tecniche di costruzione. Tra le altre questioni sollevate, si indaga sulla regolarità del permesso di soggiorno di alcuni operai nordafricani coinvolti nella tragedia, per capire se questo abbia inciso sulla loro situazione lavorativa. In risposta all'incidente, il governo ha annunciato misure più rigorose per contrastare il lavoro nero e migliorare la sicurezza nei cantieri, includendo un aumento degli ispettori e iniziative di formazione. Questa tragedia mette in luce la necessità di un controllo più stringente sulle procedure di sicurezza nei cantieri e solleva questioni importanti riguardo la regolamentazione del lavoro e l'importanza della prevenzione in materia di sicurezza sul lavoro. Cosa ne pensate? A voi i commenti. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti. Grazie.